Un compleanno eccezionale per il Subiano Calcio, 90 anni. Quando parlo di 90 anni, Alessandro Cini c'è proprio dentro, con la storia anche della sua famiglia e con la storia di tanti altri, naturalmente, presidenti che proprio per Subiano hanno lasciato veramente un'impronta importante. Sì, è stata un'iniziativa molto simpatica e doverosa anche perché Subiano, insomma, è una società che vanta rispetto ai nostri avversari di campionato, vanta una storia importante, quindi diciamo, ripartendo da qui, abbiamo voluto ricordare tutta i vari presidenti e credo che sia una cosa importante e piacevole veramente per chi lui è stato, insomma. Tu che ti ricordi da ragazzo, da giovane? Ma chiaramente io, mio babbo è stato uno dei primi presidenti fra quelli che insomma, hanno iniziato la storia del calcio Subiano, quindi è ancora più sentito. Oggi mi ritrovo comunque in veste di presidente e quindi diciamo fa sempre ancora più piacere, no? Comunque papà è sempre stato un tifoso Subiano e Fiorentina, quindi diciamo o per una squadra o per l'altra era o bene o male, era sempre un termometro da misurare. La storia del Subiano l'hanno fatta anche naturalmente i tifosi, in questo caso proprio gli ultras. Paolo Bertini, tu ne sei veramente un rappresentante alla grande, anche se sei giovane e naturalmente non ci sono i tuoi 90 anni, ma di storia questi nostri tifosi subianesi ne hanno fatta tanta, anche in trasferta, non soltanto a Subiano. Eh sì, in trasferta eravamo temuti da tutti perché arrivava una tifoseria sempre piena e carica. Ricordo i 7 pullman dello spareggio di Signa negli anni 80, fine 70, e poi qui abbiamo sempre dato segnali bellissimi alla squadra per quando andavamo bene e anche male, eravamo sempre presenti e quindi il gialloblu l'abbiamo nel cuore e rimarrà sempre nel nostro cuore. Oggi avete anche un direttore. Abbiamo un nuovo direttore sportivo giovanissimo, ex giocatore, capitano della prima squadra, ha fatto le giovanili qui, figlio e nipote di un subianese che è nel gruppo che nel cartello Subiano entra Cuba, che sarebbe il nonno Batio, e quindi che era quello che poi portava i giocatori subito dopo guerra nel camion aperto a fare le partite trasferte, che sono i nostri piccoli aneddoti. Ora lui ha in mano la parte tecnica e ci deve dare tante soddisfazioni da quel punto di vista lì. Naturalmente tanti aneddoti, anche perché in quel via della stazione c'era anche suo babbo, che confusione ne faceva abbastanza, legato naturalmente. Buttava sangue in terra, nei derby buttava sangue in terra. Paolo, quanti presidenti sono passati dal Subiano Calcio? Allora, quello dalle nostre ricerche storiche, poi parecchi erano anche presidenti, ma diciamo erano i rappresentanti legali, erano altri, però ne abbiamo trovati 18-19, alcuni si ripetono, tipo la famiglia Cini, ce n'è più di una volta che ha rappresentato e fatto il presidente per la storia del calcio Subiano, oltre con il padre e Ascanio che l'hanno fondata, da ora la matricola FIGE che è attuale, quindi subito dopo guerra il Subiano si è iscrisso alla FIGE ed è stata fondata da Cini Cino e Ascanio Giuntini, due personaggi storici di Subiano. Un personaggio storico come quello naturalmente di Ascanio Giuntini, che quando sceglieva i giocatori li sceglieva per la... Tutti alti. Sì, perché un collaboratore della Fiorentina gli voleva regalare un portiere e uno gli disse non lo prende, quello lo vedi che è basso, e allora da lì in poi dice i giocatori li prendo tutti alti. Senti, è un aneddoto invece che ti ricordi di famiglia, del Bacchio? Il Bacchio tantissimi, quello di Subiano entra in Cuba era, sì, credo sia quello per eccellenza in termini sportivi, quindi tanti aneddoti, ma quello sicuramente legato al calcio, quello è il più, come dire, il più colorato e anche il più bello. E chi non lo sa, in quel caso lì Cuba era capolona di là dall'Arno. Il vice sindaco di Subiano, Paolo Domini, ma anche il consigliere che fa parte naturalmente del settore sportivo, oltre che già presidente anche del Subiano Calcio, in questo caso proprio Dario Orlandi. Credo che un momento così importante, 90 anni per il Subiano, il gialloblu calcio, credo che sia un traguardo eccezionale. Tu che ne sei stato anche presidente, forse lo senti ancora di più. Sì, è un'annata un po' particolare perché cerchiamo di ripartire da zero perché vogliamo partecipare a campionati che più competono il blasone del Subiano Calcio. Poi per quanto mi riguarda, ora sono anche amministrazione con delega allo sport del Comune di Subiano, ma in questa società ho rivestito tutti i ruoli. Mi mancava questo, spero che sia una ripartenza sprint e ritornare in categorie, come ho detto prima, che ci competono.
Sul piano calcio inizia con la storia di due presidenti, il Cinicino e Ascanio Giuntini. E in questo caso proprio l'amministrazione comunale di Subiano, che qui naturalmente ha investito anche molto, no? Nei suoi anni passati, investire in una squadra di calcio, investire in una società sportiva, direi, significa investire nei giovani, significa investire nella loro educazione e soprattutto portare avanti un percorso veramente importante anche di benessere anche nella persona. Assolutamente sì, significa investire nel futuro di una comunità per come noi la vogliamo intendere, altamente partecipata, che si riconosca nelle attività sportive come fulcro di diffusione di educazione e di principi sani. Subiano 90 anni di storia, accompagnata chiaramente nel suo percorso da tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute. Adesso siamo qui presenti per omaggiare chi ha dedicato anni della propria vita a questa gloriosa società e naturalmente come amministrazione ci troviamo anche onorati di poter consegnare anche alcuni riconoscimenti a chi ha investito così tanto, ecco, per questa società. Un presidente come Azeglio, mi ricordo che fece addirittura gli spillini, me ne regalò uno, guarda, proprio dedicati proprio al Subiano Calcio. E poi naturalmente abbiamo il figlio di colui che è stato anche lui un presidente, il signor Giuseppe Magrini, mio padre. Magrini. Allora, Magrini Giuseppe, l'epoca in cui, ricordiamoci, c'è Milo Magrini, inizia il circolo ricreativo proprio del Giallo Blé, quindi Giuseppe Magrini ha dato una spinta importante, sì, proprio anche da un punto di vista di ritrovo proprio a questa squadra, giusto? Credo che sia importante. Ecco, era innamorato. Sì, è sempre stato innamorato di Subiano, perché è nativo di Subiano, però gli piaceva, era la sua favola, il calcio è sempre stato una cosa meravigliosa. Aveva anche la tessera della Fiorentina a quell'epoca, quindi era proprio innamorato del calcio. Senti, tu Azeglio, questo Subiano lo sei sentito proprio dentro? Sì, sì, io sempre, sono sempre stato, io so, fa conto, stato un dirigente da tanti anni, da quando è nato Subiano, io vengo a vederlo sempre. Il già presidente Andrini Claudio, Claudio, allora dal ciclismo a un certo punto arrivi addirittura al calcio. Al calcio, sì, siamo trasportati dai figli, no? Quando c'era Marco che ha fatto tutto il settore giovanile nel Subiano qualche anno fa, ora inizia ad avere 39 anni, quindi quando aveva 19 anni io ero un assiduo consumatore di questa tribuna, perché per il figlio logicamente si va. Dopo logicamente sono rimasto nell'ambiente strada facendo, perché ho iniziato a conoscere i ragazzi, si è fatto un cerchio di amici e piano piano fui anche molto felice di essere, aver avuto questa richiesta di diventare il presidente del Subiano. Io, che presidente del Subiano era sempre una parte molto illustre per una società del nostro paese, che il calcio ha fatto ben sperare tanti ragazzi e ha fatto inorgoglire tanti subianesi di essere un subianese doc del Subiano Calcio. E per l'occasione forse il presidente più longevo si è messo anche la mutina, dobbiamo dire. Stiamo parlando di Gianfranco Angiolini, in arte Kenno, ma è anche accanto un altro presidente. Chi sì, è? Sì, il nostro Augusto Checcacci. Grande presidente anche lui, ma qui c'è tutti i grandi presidenti della storia del Subiano, che è cominciata, come sapete, 90 anni fa, nel 1929, pertanto sono esattamente 90 anni, insomma, è bellissimo ritrovare tutte queste persone che abbiamo condiviso tanti successi, tanti risultati importanti e belli tutti insieme, è una cosa veramente meravigliosa, stupenda. Kenno, stagione calcistica e soprattutto categoria? Ma io ho iniziato a fare il presidente nell'87 fino al 2001 e praticamente facevamo la prima categoria, si retrocesse e si fu ripescati, e da lì iniziò la grande escalation, che si vinse il campionato l'anno dopo di prima categoria, poi si rivinse ancora l'anno dopo il campionato di eccellenza e l'anno dopo ancora, cioè di promozione, si salì in eccellenza, e in eccellenza praticamente vincemmo quell'anno lì, 94-95, la Coppa Italia contro la Fortis Juventus. Comunque non lo dovrei dire perché sono una donna, ma il bestia cane dobbiamo anche ricordarlo.
uno di questi grandi allenatori che ha fatto fare questa cavalcata eccezionale fino a portare il Subiano in eccellenza è stato Luciano Ravenni, che ricordo con grande simpatia e ancora tuttora siamo grandi amici. Era un grande gruppo, era il gruppo di Ghiandai, Calzona, Visciani, Vasarri, Del Palio, Palazzini, Lombardi, Cincinelli, Ignassi e tanti tanti altri ragazzi che hanno fatto la storia del Subiano. E da lì poi iniziò una cosa molto importante, che negli ultimi 16-17 anni, da allora in poi, dal 95 in poi, retrocedemmo due volte e due volte si ritornò di sopra. Pertanto il Subiano in quel periodo lì per 15 anni su 17 ha fatto l'eccellenza, ma l'eccellenza allora giocavi con Scandicci, Sansepolcro, San Giovanni, volevi dire Collisiana e tante altre squadre, paesi molto molto grandi, insomma, ecco. E poi invece arriva il Checcacci. Checcacci periodo? 2006-2010 mi sembra, sì. Classifica buona, perché categoria sempre eccellenza, purtroppo l'ultimo anno con la retrocessione, con l'avvento di Fini subito risaliti di categoria, però con tante soddisfazioni, playoff, finale allo stadio dei Pini di Viareggio, persa purtroppo, però ci siamo arrivati, e soprattutto a livello giovanile con un bel team da Alessandro, Mugnaini, Acciai, due coppe toscane vinte con gli juniores, fu un bel periodo, tanti giovani lanciati e con delle belle soddisfazioni, purtroppo l'ultima non è andata bene. L'importante è che comunque poi si sia riandati avanti, e questa è la cosa importante. E fortunatamente con Sandro Fini siamo risaliti, e poi dopo sono stati in categoria per diversi anni, fino a due anni fa. Ora purtroppo ci riproveremo quest'anno. Ci riprova. Ho sentito il presidente Cini che ha detto che è molto motivato per riprovare la risalita. Faccio un complimento a Alessandro Cini proprio nel ricordo del suo babbo, perché il suo babbo non è stato soltanto la squadra di calcio, è stata anche la banda, la filarmonica, è stato comunque un subianese a tutto tondo, cioè una persona che ha voluto bene al suo territorio, e in questo caso come Sandro Cini, Alessandro Cini lo fa attualmente proprio non in memoria del babbo, ma perché crede veramente fermamente in quello che è un territorio. Quindi grazie veramente Alessandro di cuore per tutto quello che fai tu e la tua famiglia proprio per noi, perché probabilmente dentro di te c'è veramente una bella storia che ti porti avanti, e anche i tuoi figli, questa è cosa bella, no? Certo, cerchiamo di dare continuità, lo facciamo con entusiasmo, con piacere, è una cosa insomma che ci piace un po' tutti a fare, quindi spero che queste cose poi nel paese siano apprezzate e che servono a coinvolgere più gente possibile. Oggi mi auguro che tanti subianesi rispondano a questa iniziativa, e insomma noi ce la mettiamo tutta. Ci mettono il cuore, ed è un cuore giallo blu. Lui è arrivato a 89 anni e mezzo ed è Ascanio Giuntini, il primo presidente ufficiale insieme a Cinicino, sì, giusto? Quindi dobbiamo dire che 90 anni li fa il Subiano e più o meno ci sei anche tu. Quindi sono stato uno dei fondatori insieme a Cinicino. In due si costituì la società nuova, lui presidente per i primi tre anni, poi volle lasciare, e io vicepresidente, e dopo ho durato più di 20 anni, fino a che la mia moglie un giorno disse: c'è il terzo figliolo, io ho le mani nelle due, il terzo non me lo leggo di dietro, ti è venuta noia a divertirti? E io ci detti. Senti Ascanio, quando fondate il Subiano Calcio, dove giocavate? Dove era lo stadio? Come? Dove era il campo di calcio Ascanio? Il campo da calcio il primo si costruì noi, io insieme al Bacio e a due o tre lì davanti, dove c'è in Viale Martiri della Libertà, che non esisteva, tra l'altro Via Martiri della Libertà, la prima palazzina la costruì io per Orazio Ducci, che era sua, e scelsi, c'era spazio, scelsi di fare doppia corsia, doppio marciapiede, cioè dire quella larghezza lì che ha tuttora.
Paolo Bertini come ultras, come supporto e come tutto naturalmente anche di questa società. Consegna ufficiale a chi? A Giuntini Ascagno, uno dei fondatori insieme a Cinocini della nuova società, che è quella che abbiamo ancora la matricola dagli anni 50. Quindi che bello, consegno. È stato uno che ci ha insegnato anche tanto calcio, compreso quello di comprare giocatori molto alti, perché se non era un buon a niente, capito? È vero, Ascagno? Comunque non è che uno diventa intelligente, nella vita si impara. Per rispondere a te dei giocatori alti e prestanti, ti raccordo un particolare. Presidente della Fiorentina di allora, io gli feci un favore nel lavoro. Sì, comprò una villa che aveva a Firenze, che io ero il delegato dal signor Cutini. Fatto, non volli niente, e gli dissi: però almeno, presidente, mi compri un giocatore, un giovane. E questo confermò. E dopo un po' di mesi mi chiamò a Coverciano, portai il portiere Sciolfi, il figliolo di Sciolfi Guido, che era Moreno. E l'allenatore della Fiorentina lo guardò, prese il telefono e chiamò Montevarchi e gli disse: San Giovanni, ti mando questo. De là, dice, rispondevano sempre: sì, va bene. Poi si fece un contratto a Scaleri, un po' di soldi subito, il resto si faceva carriera, un tot. Finito questo colloquio, presidente mi portò dietro l'ufficio e c'era tutte le squadre giovanili della Fiorentina, giocatore per giocatore, con la peso, l'altezza, e mi disse: vede, se c'è un fisico importante io ci spendo dei soldi, molto probabilmente se non mi va per la Serie A ma per la B o la C, ho in promozione, lo vendo sempre. Se c'è il fisico piccolino non spendo e non ci cavo niente. Quando tornai ce n'era diversi piccolini, tipo Gonghino, uno di Gnano, era bassino, va bene che giocava ala. Insomma, cambiai quelli piccolini tutti venduti. Il Subiano Calcio in questi suoi primi 90 anni ha voluto ricordare i presidenti Mazzoni Franco, Cinicino, Giuntini Ascanio, Locatelli Umberto, Cherubini Luigi, Neri Nello, Ciolfi Guido, Magrini Milo, Romani Luciano, Magrini Giuseppe, Angiolini Gianfranco, Lombardi Pier Francesco, Calussi Deni, Detti Azzeio, Checcacci Augusto, Fini Sandro, Andreini Claudio, Orlandi Dario e naturalmente Alessandro Cini, che chiude così questa rosa di presidenti che sono stati grandi per il Subiano Calcio.